Alfonso Signorini offeso da Daniele Dal Moro. Il GF VIP non è una me asterisco asterisco a. Grande Fratello VIP, il conduttore punta il dito contro il concorrente. Non è una mera asterisco asterisco. Questa nuova puntata del reality show VIP condotto da Alfonso Signorini è iniziata subito analizzando nel dettaglio il turbolento rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la quale è stata anche ripresa da Orietta Berti perché sono giorni che continua a dire una parolaccia in siciliano. Finito questo blocco, il conduttore ha mandato un RWM in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere Daniele discutere duramente dapprima con Edoardo Donnamaria, e successivamente con Oriana. Si segnala che nella suddetta clip il concorrente ha più volte detto che il reality show sarebbe un programma di me asterisco asterisco a. E una volta finito l'RWM, il presentatore ha quindi colto la palla al balzo per tirargli immediatamente le orecchie, facendogli notare di aver offeso sia lui che tutte le persone che ci lavorano dicendo quelle cose. A me ha offeso, visto che io ci metto la faccia e tanta passione a costruire e fare questo programma di mera asterisco asterisco. E insieme a tutte le persone che lo facciamo, non è stata una cosa bella. Il conduttore non ha poi nascosto che c'è rimasto ancora più male nell'aver sentito quelle parole proprio da lui. Daniele Dal Moro fa mea culpa. Mi sono scappate delle parole brutte. Il concorrente del Grande Fratello VIP, dopo la bella ramanzina in diretta di Alfonso Signorini, non ha potuto far altro che chiedere umilmente scusa. Anche perché ha capito perfettamente di aver commesso un grave errore. Anche se ha tenuto a precisare che nel momento in cui si arrabbia, purtroppo può capitare che gli sfuggano parole che non pensa. Mi sono scappate delle parole brutte in un momento di nervosismo. Spero che il fatto che stia facendo questo programma per la seconda volta faccia capire chiaramente di non pensare quelle cose. Signorini, che giorni fa ha attaccato chi ha colto l'occasione per mettersi in mostra sfruttando la morte di Gina Lollobrigida, ha quindi ringraziato Daniele per aver chiesto scusa. Noi, come voi, ce la mettiamo tutta, poi a volte sbagliamo, ma la nostra buona fede è sotto gli occhi di tutti. Sonia Bruganelli difende il concorrente. È uno dei pochi che sta vivendo davvero questo gioco. Successivamente Alfonso Signorini ha dato la parola all'opinionista del Grande Fratello VIP, che ha colto la palla al balzo per difendere a spada tratta Daniele Dal Moro. Asserendo di credere che gli siano scappate quelle parole perché sarebbe uno dei pochi nella casa più spiata dagli italiani a vivere intensamente questo gioco. Credo gli siano scappate quelle parole perché forse è uno dei pochi lì dentro a vivere intensamente questo giochetto. Mostra emozioni vere e quando vede dall'altra parte che le emozioni potrebbero non esserlo gli fa male. E, quindi intervenuto il conduttore non facendo mistero di non mettere in dubbio il fatto che Daniele ci metta il cuore in questo gioco, però ha anche difeso il suo lavoro e quello del suo staff. Non metto in dubbio questo, però anche noi ci mettiamo il cuore. Dire che il nostro è un programma di mera asterisco asterisco no.